farci sapere in concreto che fine ha fatto Sonia. Basta con questa omertà. La frase del fratello Piero è dura e diretta, come un pugno nello stomaco, ma è la sostanza di quello che la famiglia di Sonia Marra chiede alla comunità di Perugia. Proprio niente di formale, dunque, nell'incontro nella sala consiliare di Palazzo dei Priori tra l'amministrazione comunale di Perugia e quella della cittadina pugliese di Specchia, in cui Sonia Marra è nata, con i familiari, i fratelli Anna e Piero e i genitori Lucia e Donato, insieme a Penelope, l'Associazione Nazionale dei Familiari degli Scomparsi. Noi cerchiamo in questo momento di sensibilizzare l'opinione pubblica della città di Perugia, perché se è vero che è presente l'amministrazione di Specchia, i familiari che vivono a Specchia, è altrettanto importante creare in Perugia una risposta, un gemellaggio per questa ricerca. A 3 anni dalla sparizione di Sonia Marra, una città democratica come Perugia non può restare inerte. La verità deve essere fatta emergere, ha detto il consigliere comunale Massimo Monni, tra i primi promotori dell'iniziativa. È inaccettabile una scomparsa nel nulla, vogliamo sapere, gli ha fatto eco il presidente del consiglio comunale Alessandro Mariucci. Sulla stessa lunghezza d'onda in rappresentanza della giunta, il vice sindaco Nilo Arcudi. Qui ci troviamo a un corpo che è scomparso, non sappiamo se per occultamento di cadavere, trattenuto in condizioni di schiavitù, escludiamo assolutamente che sia un allontanamento volontario. E vediamo ora a che punto sono le indagini affidate al PM Giuseppe Petrazzini. Si è parlato proprio di recente di un piccolo squarcio nel buio. Alvaro Fiorucci. Silenzio, riservatezza, forse omertà per un sequestro e per un omicidio che devono restare sepolti con il corpo della vittima perché nasconderebbero una verità che fa paura. È contro un muro di gomma che si sono infrante per 3 anni le indagini sulla scomparsa di Sonia Marra, una ragazza divisa tra lo studio e il volontariato, tra la sua abitazione di Elce e la segreteria della scuola teologica di Montemorcino, epicentro delle prime ricerche. Rapimento e omicidio e 2 possibili moventi, ipotizza la Procura della Repubblica, la giovane testimone di un fatto che non doveva avere testimoni, una gravidanza che non doveva esserci perché possibile fonte di problemi se non di scandalo. Dopo 2 passaggi di mano l'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Giuseppe Petrazzini. Indagini dei carabinieri e forse di recente qualche piccolo squarcio nel buio che ha inghiottito una ragazza nella città che aveva scelto per costruirsi un futuro. Abbiamo colto sicuramente un'attività di indagine notevole in quest'ultimo periodo e anche da qualche buon mese a questa parte, un'accelerazione sicuramente. Attività di investigazione che a mio modesto parere potrebbe anche spingere qualcuno a fare quel famoso passo avanti. Chissà qualcosa in questo momento potrebbe avere forse dei vantaggi oggettivi nel farsi avanti e dire qualcosa.